Sono le 23.12 del 25 luglio 1956 e al largo dell'isola di Nantucket, sull'Atlantico, c'è una nave italiana che ha un disperato bisogno di aiuto. Un tremendo urto. Le luci si spengono. La musica da ballo cessa di colpo. Urlano nel buio le sirene. Non è una nave qualsiasi, è l'ammiraglia della flotta mercantile italiana, la più bella, la più ricca, la più sicura. Il piroscafo svedese Stoccolma ha schiantato la sua poderosa prua in acciaio contro il fianco dell'Andrea Doria. Sta per iniziare una corsa contro il tempo. In gioco ci sono migliaia di vite da salvare prima che sia troppo tardi. Una vedetta costiera trasmette: sta affondando rapidamente. Sarà la più grande operazione di soccorso in mare della storia. Sbarchi che danno luogo a scene di gioia folle, altri che segnano di lutto e di sangue la scia fatale delle due navi. Chiniamo il capo sulla sciagura. Sono Luca Bizzarri e questo podcast di Archivio Luce, realizzato da Cora Media, si chiama La ballata dell'Andrea Doria. Quarto episodio. Salvataggio. Che rumore può fare la prora rompighiaccio di una grande nave che viaggia alla velocità di 18 nodi quando si schianta sul fianco di un altro transatlantico? Era un rumore sordo, faccia conto un'automobile che colpisce la sala cinesca del suo garage e che ce ne siano mille di queste automobili. Stiamo parlando della prua della motonave Stockholm, un maglio di acciaio rafforzato lungo 26 metri che penetra nel fianco dell'Andrea Doria squarciando ciò che incontra: paratie, ponti, cabine, e poi ruota come un coltello in una ferita, allargandola ancora prima di riuscire a divincolarsi. Era uno squarcio enorme. La falla causata dallo Stockholm nel fianco dell'Andrea Doria era 3 volte superiore a quella prevista dal progetto perché la nave potesse sopravvivere e rimanere a galla. Ci hanno aperto lo scafo come una scatola di sardine. Il comandante Eugenio Giannini e lo storico navale Maurizio Eliseo ci accompagnano lungo tutto il nostro racconto. Sono passati pochi minuti dalla collisione. È notte fonda. E come se non bastasse, la nebbia fittissima azzera la visibilità. Subito dopo l'urto era condannata l'Andrea Doria, non poteva salvarsi. Dopo lo scontro, le due navi si sono distaccate e sono nuovamente scomparse nelle tenebre. Gli ufficiali, sulle rispettive plance di comando, sanno di essersi scontrati contro un'altra nave, di cui però ancora non conoscono il nome, mentre tutti gli altri, passeggeri ed equipaggio, stanno chiedendosi che cosa sia accaduto. La gente stava domandandosi se avessimo colpito un iceberg, anche se navigavamo in acque calde. E poi un bambino entrò nel salone da fuori urlando che ci aveva colpito un'altra nave. I primi a scoprire l'identità dell'altra nave saranno gli ufficiali della Stockholm in un modo che supera ogni immaginazione. Risalito in plancia, il comandante Nordenson ha ordinato ad alcuni suoi uomini di verificare i danni nella zona di prora. È qui che uno di loro scopre qualcosa di sconcertante. Un letto, in mezzo a un gigantesco cumulo di rottami, c'è un letto. E sopra quel letto c'è una ragazzina che piange. Parla un po' in americano e un po' in spagnolo. Dice di chiamarsi Linda e di essere una passeggera dell'Andrea Doria diretta a New York. Quella ragazzina è Linda Morgan, figlia del giornalista Edward P. Morgan, che, ironia della sorte, sta per essere svegliato a New York e incaricato di condurre la diretta radiofonica per la ABC di questo tragico evento. 15 million Americans bring you Edward P. Morgan and the news. Mr. Morgan is sponsored by the 15 million men and women
mentre squarciava tutto quello che incontrava, uccidendo il suo patrigno, Camille Cianfarra, la sua sorellastra, John, e ferendo gravemente sua madre, Jane, la prora della Stockholm ha raccolto Linda nel suo letto, come una specie di vassoio da portata, depositandola sul ponte della nave svedese, incolume. Il fatto che Linda Morgan sia stata prelevata dalla prua spezzata della Stockholm senza farle un graffio è un evento che veramente si può definire semplicemente miracoloso e unico. Nel frattempo, sull'Andrea Doria sono cominciate le operazioni di emergenza. Abbiamo fatto il puntanave preciso, l'abbiamo consegnato ai telegrafisti che hanno immediatamente trasmesso il segnale di SOS. Abbiamo lanciato i razzi rossi di emergenza. Il comandante Calamai ha dato una serie di ordini: accendere i fanali di emergenza, fare preparare le lance di salvataggio, ordinare al personale di raggiungere i posti di abbandono nave e invitare i passeggeri a recarsi ai punti di riunione, indossando il salvagente e mantenendo la calma. Ma ecco la prima amara sorpresa. Calamai ordinò immediatamente dopo l'urto di mettere le scialuppe a mare. Purtroppo le scialuppe del lato sinistro non si schiodavano, non riuscimmo a muoverle neanche di un centimetro. A causa dell'inclinazione di oltre 20 gradi non fu possibile ammainare le lance del lato sinistro, in quanto queste si sarebbero calate direttamente sulla nave stessa, quindi era assolutamente impossibile utilizzarle. E allora non ci rimase che le 8 lance del lato dritto. Si potranno usare solo quelle di destra. Questo significa che metà delle persone a bordo non troverà spazio sulle lance di salvataggio. Ma anche quelle presentavano un problema, perché erano state progettate perché i passeggeri potessero entrare direttamente nelle lance una volta calate fino al livello dei ponti passeggiata. Purtroppo lo sbandamento le aveva portate troppo distante dallo scafo, per cui era difficilissimo farlo. A questo punto, dalla plancia dell'Andrea Doria viene inviata una nuova richiesta di soccorso in cui si specifica che occorrono imbarcazioni per evacuare 1000 passeggeri e 500 uomini di equipaggio. È una cifra enorme che atterrisce tutti i soccorritori nelle vicinanze che hanno captato il messaggio, perché sulle loro imbarcazioni hanno pochissime scialuppe. C'è solo una nave, che però ha superato Nantucket da un paio d'ore, in grado di disporre di così tante lance di salvataggio. È il transatlantico Île-de-France, al comando del barone Raoul de Bodon, che ha già ordinato di invertire la rotta e dirigersi a tutta forza verso le coordinate inviate dall'Andrea Doria. Questa volta l'Europa può attendere. Ci sono 1700 persone da salvare e bisogna fare in fretta. Il comandante francese, ricevuto l'SOS dalla nave italiana e capita la gravità dell'evento, decise di invertire la rotta del suo grande transatlantico per correre in soccorso alla popolazione dell'Andrea Doria. Non si tratta semplicemente di un atto di galanteria, ma anche uno degli obblighi previsti dalle convenzioni internazionali. Sul ponte dell'Île-de-France, in attesa come tanti altri di ricevere delucidazioni sul motivo di quell'inspiegabile inversione di rotta, c'è anche il fotografo di Life, Loomis Dean. Il suo arrivo a Parigi è decisamente rimandato, ma Loomis è un fotoreporter e sta fiutando che questo rinvio potrebbe comunque riservare altre sorprese. Perciò è andato in cabina, ha preso la sua attrezzatura ed è tornato sul ponte, in attesa che tra la nebbia appaia qualcosa. ...40 miglia più a ovest rispetto all'Île-de-France, nel cuore della notte, in pieno Atlantico, ci sono due navi vicine che non riescono a vedersi. La prima, colpita a morte, sta piegandosi sempre più su un fianco, imbarcando tonnellate di acqua. La seconda,
la Stockholm è rimasta stabile. La Stockholm non ebbe un danno particolarmente grave perché sperano l'Andrea Doria con la sua prora. Le navi hanno sempre la prora particolarmente rinforzata per ovvi motivi e anche una paratia speciale sempre nella zona prodiera per evitare che in caso di incidenti l'acqua entri in maniera più profonda negli scafi. Nell'urto, le catene delle sue ancore si sono liberate e sono scese in mare immobilizzandola a circa un miglio dalla nave italiana. La prua, completamente accartocciata, lascia presagire danni e probabilmente vittime, che infatti saranno 5. Tuttavia, dopo una serie di controlli, il comandante Nordenson può avvertire i suoi passeggeri che la nave non corre alcun grave pericolo e che le scialuppe che stanno mettendo in mare servono per i superstiti dell'altra nave, l'Andrea Doria. Una delle domande da porsi è perché gli ufficiali della Stockholm attesero 58 minuti prima di comunicare la loro posizione ai soccorritori. La realtà è che di fatto non avevano idea di dove si trovassero e questo perché il giovane Carsten Johansen, per la prima volta al comando di un transatlantico, aveva sbagliato più volte a fare il punto nave. Sull'Andrea Doria invece è in atto una corsa contro il tempo. Bisogna evacuare i passeggeri, imbarcandoli sulle scialuppe che al momento non sono sufficienti per tutti. Non avevamo idea di quanto avrebbe resistito la nave prima di affondare. Per questo occorre fare in modo che la nave resti a galla con le macchine funzionanti il più a lungo possibile. La collisione fu percepita a bordo come una specie di enorme terremoto e chi ne fece le spese maggiori fu proprio la sala macchine dell'Andrea Doria, perché aperta al mare in questo squarcio si allagò immediatamente, in particolar modo l'area caldaie dell'Andrea Doria, che dovettero essere messe in sicurezza dall'equipaggio per evitarne l'esplosione. Un drappello di uomini nel ventre dell'Andrea Doria cerca in tutti i modi di salvare la nave o almeno di prolungarne al massimo la sopravvivenza. Lotteranno in tutti i modi, in condizioni oltre il limite, rischiando di morire folgorati, ustionati, asfissiati dai gas e in ultimo affogati. Nel frattempo, altri uomini devono ispezionare la nave per capire quante persone possano essere disperse, bloccate nelle cabine o altrove, in attesa di venire soccorse e liberate da quella che rischia di trasformarsi in una trappola mortale. Sono corso giù alla nostra cabina per recuperare due giubbotti salvagente e mi sono accorto che c'era acqua e olio che stava salendo dal pavimento. E così sono tornato subito sopra. E ci siamo messi ad aspettare che qualcuno ci facesse sapere qualcosa. Al momento della collisione muoiono 43 persone sul colpo, schiacciate e straziate dalla prora della Stockholm. Tra queste ci sono anche il giornalista del New York Times, Camille Cianfarra, e sua figlia Joan, patrigno e sorellastra di quella ragazzina, Linda, che miracolosamente si è risvegliata sul ponte della nave svedese. Sua madre Jane invece è viva, ma incastrata tra le lamiere di una cabina dell'Andrea Doria. Mentre suo padre, Edward Morgan, dalla stazione radio dell'ABC, senza ancora conoscere la loro sorte, sta raccontando a tutti gli americani il calvario dell'Andrea Doria. La sua cronaca di quella lunga notte comincia così. Good evening. Here is the shape of the news. Buonasera. Questa notte le notizie hanno la forma del disastro. Tonight it is the shape of disaster. Sono quasi le 2 del 26 luglio e sull'Andrea Doria la situazione sta deteriorandosi rapidamente. Una situazione rilassata, di estremo piacere, come dovrebbe essere l'ultima notte di viaggio prima di approdare a New York, si è trasformata in un incubo. Un urto violento. Un frastuono terrorizzante, la nave che si inclina di 18, 20, 30 gradi, facendo cadere le persone, scaraventando mobili e oggetti per terra. E poi l'odore acre, provocato dall'attrito metallico dei due scafi, quello nauseante della nafta, il fumo.
La gente che comincia a vagare smarrita lungo i corridoi, assembrandosi nei punti di abbandono nave, con un misto di incredulità e paura stampate sul volto. We had no knowledge of other. Non sapevamo se ci fossero altre navi in arrivo per soccorrerci. There was not much communication. Non si sapeva molto, non c'erano avvisi. La luce andava e veniva. E poi ricordo una voce. Non so se fosse quella del comandante Calamai o di qualche altro ufficiale. Però quella voce disse semplicemente: calme! And that was it. Il comandante Calamai mi prende per un braccio, mi trasporta fino all'aletta di sinistra e mi indica, dice: Giannini, vada a prendere quei passeggeri e li porti all'imbarco delle lance di salvataggio. Non le dico che cosa feci per spostarmi con la nave sbandata in quel modo. Era difficile tenersi in piedi, però passo dopo passo sono arrivato. Erano una trentina di persone e li ho invitati a spostarsi e andare dal lato opposto, perché sotto avrebbero trovato le lance di salvataggio. Cercammo di muoverci verso il lato opposto e a un certo punto stavo cercando di mantenermi in equilibrio, ma era molto difficile perché era tutto tremendamente inclinato e il pavimento scivoloso per via dell'acqua della piscina che era fuoriuscita. E pensai: ci siamo, è finita. È in questo clima concitato in cui c'è chi riesce a mantenere il controllo e chi crolla nella più totale disperazione, convinto di essere condannato a morire, affogato o divorato dagli squali, che tre ore dopo la collisione, davanti ai naufraghi, appare una visione che nessuno di loro può dimenticare. E a un certo punto abbiamo visto una nave che ci stava venendo incontro. Giunto a 2 miglia di distanza, il comandante dell'Île-de-France ha scorto nella nebbia e nel buio un bagliore. Sono le fioche luci della Doria che gli uomini in sala macchine sono riusciti a tenere accese. Il barone de Bodon dà allora l'ordine di avvicinarsi il più possibile, lentamente. Il comandante francese, non appena fu in vista della nave italiana ormai agonizzante, accese tutte le luci, incluso il grande nome illuminato Île-de-France, che nel buio di quella notte nebbiosa fu il primo segno di speranza per la salvezza di tutta la popolazione dell'Andrea Doria. In quel momento anche la nebbia comincia a diradarsi e davanti agli occhi dei passeggeri e dell'equipaggio dell'Andrea Doria compare il transatlantico francese che rischiara la notte più buia della loro vita e comincia a calare le sue numerose scialuppe in mare. Stanotte non si muore. Giannini, stanotte non si muore. Volevo dire che eventualmente all'ultimo mi sarei buttato in mare e sarei arrivato a nuoto. Era talmente vicina che fu di conforto vederla così, sia per noi dello Stato Maggiore, soprattutto per i passeggeri. Ora si tratta di riuscire a evacuare tutti e salvare chi è ancora imprigionato dentro la nave prima che questa, inesorabilmente, venga inghiottita dall'oceano. Avete ascoltato il quarto episodio de La ballata dell'Andrea Doria, una serie podcast di Archivio Luce realizzata da Cora Media, scritta da Davide Savelli. La post-produzione è di Roberto Vallicelli. La produzione esecutiva è di Valentina Meli. Il fonico di studio è Filippo Mainardi. Per Archivio Luce, supervisione editoriale, Chiara Sbarigia ed Enrico Bufalini. Coordinamento ricerche e materiali d'archivio, Cristiano Migliorelli e Natalì Giacobino. Hanno partecipato Maurizio Eliseo, Eugenio Giannini e Mike Stoller. Io sono Luca Bizzarri e vi do appuntamento al prossimo episodio, invitandovi a visitare il sito di archivioluce.com per compiere un eccezionale viaggio nel nostro passato. A presto.